È stata l'assunzione di sostanze stupefacenti la causa alla base del malore che ha colpito i tre giovani ferraresi, una ragazza e i due ragazzi, soccorsi dal 118 nella spiaggia artificiale di Mirabilandia Beach sabato pomeriggio. A distanza di quasi 48 ore, i tre giovani sono fuori pericolo e la ragazza, la Santa Maria delle Croci, è stata trasferita all'ospedale di Ferrara. Sabato pomeriggio i tre erano stati soccorsi inizialmente dai bagnini dal personale medico interno, avvisati da alcuni visitatori del parco divertimenti, e una volta constatate le condizioni dei ragazzi e la perdita di conoscenza della 23enne, era stato richiesto il supporto di due ambulanze e l'elimedica per il trasporto in emergenza al Santa Maria delle Croci di Ravenna.